Ciao a tutti, benvenuti su questo tutorial per la pulizia dei piatti. In questa lezione praticamente vedremo un metodo tanto semplice quanto efficace per la pulizia dei piatti della batteria. Andiamo a vedere innanzitutto gli ingredienti che servono per creare questa pasta che va applicata sopra il piatto per poi togliergli tutte le varie macchie, come possono essere le ditate o i graffi o i segni del legno delle bacchette. Come potete vedere, gli ingredienti principali sono solamente tre, ovvero una busta contenente della farina, della normalissima farina che utilizzate per fare i vostri dolci o per fare le pizze, un limone e un pennarello indelebile con la punta molto sottile. Eccolo qua. Ok. Dopo diversi tentativi che ho fatto e diverse ricerche che ho condotto su internet, ho scoperto più o meno che la ricetta praticamente è ottimale quando si usa mezzo limone per ogni piatto che va dai 14 ai 18 pollici. Quindi, se come nel mio caso, nel caso di questo tutorial, dobbiamo pulire un piatto, un crash, da 14 pollici, quindi dovrò utilizzare mezzo limone. Lo affettiamo. E lo spremiamo dentro il nostro piattino. Una volta spremuto il limone, dobbiamo necessariamente togliere tutti i semi che ci sono per evitare che possano graffiare il piatto. Eccoci qua. Abbiamo ottenuto il nostro succo di limone. Poi prendiamo la farina e iniziamo ad aggiungerne con cautela, praticamente, fin tanto che il nostro impasto non è né liquido ma neanche solido. Deve essere un qualcosa di spalmabile, ecco, come può essere, non so, la maionese o il ketchup. Aggiungiamo un altro po'. Ecco, ancora troppo liquido, come potete vedere. Ho aggiunto ancora un po' di farina. Mescolate un po', sbattete in modo che si amalgami tutto bene, bene, bene. Ecco, abbiamo creato la nostra pasta. Ecco, questo è il piatto che dovremmo andare a trattare, è un crash da 14 pollici della Paiste. E da questa inquadratura forse non si vede benissimo, però ha diverse macchie, soprattutto ai bordi, dovuti a praticamente alle impronte digitali che rimangono, cioè, ovvero alle parti di grasso che sono presenti sulla nostra pelle, che una volta che tocchiamo il piatto rimangono praticamente appiccicate, e alcuni segni praticamente delle punte delle bacchette in diversi punti. La parte normalmente sempre più, diciamo così, macchiata è la parte, diciamo, alta, mentre la parte bassa può avere, diciamo, qualche segno di impronta, ma nulla di più. La parte centrale di solito è sempre molto, diciamo così, pulita.
Mi preme sottolineare che questo tipo di impasto che utilizzeremo non danneggia le scritte. A differenza di molti altri preparati che ho usato in passato, che toglievano sia lo sporco che anche le scritte, questo invece intacca solamente lo sporco. Poi, come potete notare, adesso qui le scritte sono praticamente quasi le originali. Qui invece la scritta paste inizia leggermente a staccarsi. Il nostro pennarello indelebile servirà poi, alla fine di tutto, quando il piatto sarà pulito e asciugato, per andare a, diciamo così, a ricalcare i segni originali, proprio per dare l'illusione di un piatto praticamente ancora nuovo. Andiamo a vedere come si applica la pasta ora. Eccoci ora nella zona lavaggio. Allora, prima di procedere al vero e proprio, diciamo così, operazione di pulizia, sarebbe buona cosa passare con uno Swiffer Duster o con uno straccio per la polvere sopra il piatto, per appunto rimuovere queste impurità che potrebbero danneggiare il piatto una volta che inizieremo a strofinarlo. Non scordate mai i bordi, che sono anche la parte più delicata del piatto. Io utilizzo dei guanti praticamente per evitare di toccare con mano la pasta di limone, e anche per evitare di dare ulteriori impronte, di lasciare ulteriori impronte sul piatto. Ecco, una volta pulito, procediamo a un primo lavaggio a vuoto con acqua fredda e abbondante. L'operazione la ripetiamo poi anche nell'altro senso. Ora, una cosa molto importante è stare attenti al tempo, ovvero la pasta non deve rimanere attaccata al piatto per troppo tempo. Allora, diciamo che il tempo che io uso è nell'incirca dei 5-6 minuti. Quindi cosa faccio? Procedo a spalmare la parte alta del piatto massaggiandola nel senso della tornitura, che in alcuni piatti, come quelli per esempio della paste, si vede molto bene. Comunque, diciamo in questo senso, mai verso il centro del piatto, sempre lungo, diciamo così, la circonferenza. Una volta finita questa operazione, lascio il piatto così per il restante tempo. Allora, vediamo proprio come fare. Prendiamo la nostra spugnetta, la imbeviamo un po' di acqua, e mi raccomando, se usate delle spugne che vostra madre o altri utilizzano per pulire in casa, mi raccomando, sciacquatele bene, che non abbiano altre sostanze dovute a detergenti vari. Una volta eseguita questa operazione, andiamo a portare la nostra pasta di limone non sul piatto ma sulla spugna. E iniziamo il massaggio. Potete passare anche sopra le scritte senza problema. Questa parte è un po' più sporca da me, quindi ci calco leggermente di più e ci rimango sopra per maggior tempo, ma vedrete che non succederà mica niente.
Mi raccomando, quando spargete poi la crema, cercate di essere uniformi e di non lasciare, esempio, tutto qui. Sono passati circa 3 minuti, aspettiamo altri 2.